tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Diciotto arresti per droga nel maceratese, clienti da tutta la costa. I carabinieri di Imola recuperano refurtiva e c'è anche un borsone della SD Valmetauro. Dragaggio del porto a novembre, partono i lavori. Centro pastorale di Fano ha iniziato il corso di formazione in diritto canonico. Inaugurato questa sera il nuovo Fano Center. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia, come di consueto in apertura la cronaca che ci porta a Imola, però per un fatto che può riguardare anche il nostro territorio. Infatti i carabinieri di Imola nei giorni scorsi hanno recuperato refurtiva per diverse decine di migliaia di euro proveniente da differenti furti compiuti lungo tutto l'asse adriatico da una banda del luogo. La merce recuperata dagli uomini dell'Alma è estremamente diversificati. Si va dalla macchina da caffè al pallone da calcio. Tra la moltitudine di oggetti è stato rinvenuto anche un borsone sportivo con la scritta ASD Valmetauro. Ora i carabinieri della stazione di Fano, coordinati dal comandante Antonino Barrasso, stanno cercando di mettere in relazione il borsone e gli altri oggetti con i furti avvenuti di recente nella zona, sia al campo sportivo della società Valmetauro che nei locali del tiro al volo di Monte Schiantello, e capire se la provenienza sia diretta oppure no. E quindi staremo a vedere gli sviluppi nelle prossime ore, se questa refurtiva da Fano è arrivata fino a Bologna e soprattutto come ci è arrivata. Continuiamo con la cronaca, spostiamoci però nel maceratese. La squadra mobile della questura di Macerata ha smantellato una banda di 18 nigeriani, di cui 9 arrestati, che spacciava droga a giovani, per lo più provenienti da tutta la costa marchigiana, in particolare da Civitanova Marche. I risultati dell'operazione, avviata circa un anno fa, sono stati illustrati in una conferenza stampa dal procuratore capo della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio. È stato calcolato, pensate, che complessivamente la banda in un anno aveva effettuato 11.000 cessioni di stupefacenti a circa 130 giovani clienti italiani, per complessivi 10 kg tra eroina, hashish e marijuana di stupefacente. Individuato anche il capobanda, un nigeriano di 33 anni, noto come Blake, che aveva preso alloggio in un albergo di Macerata. E dopo la cronaca ritorniamo a Fano per il porto e per il dragaggio del porto così tanto atteso da tutti, e siamo veramente agli sgoccioli perché a novembre dovremmo vedere le prime operazioni proprio nello specchio di acqua del porto. Sentiamo. Va in porto e per il porto l'operazione dragaggio. A novembre un pontone con una draga dovrebbe fare ingresso nel porto di Fano per fronteggiare a una vera e propria emergenza alla quale sono sottoposti giornalmente operatori ittici e diportisti, ovvero un porto pieno di fango. A questo proposito, nel Consiglio Comunale dell'altra sera è stata approvata all'unanimità una variazione di bilancio di 845.000 euro stanziati dalla Regione Marche per attuare l'operazione tanto attesa da chi vive di pesca e per la pesca. Le due darsene qui, Giorgina e Pippetta, che è 20 anni che non si dragano più, e questo dragaggio dovrebbe dare almeno per qualche anno un po' di serenità ai nostri pescatori, praticamente, perché ultimamente quelle barche che sono ferme qua, quelle grosse, toccano sul fondo, le vongolare, non diciamo niente. Questo dragaggio che aspettiamo da 20 anni, adesso l'assessore ci ha confermato che parte, siamo contentissimi. Sarà un dragaggio selettivo e riguarderà parte del porto e le due darsene più ingolfate dal fango. Inoltre, buone notizie anche per i fanghi stoccati nella cassa di colmata del porto e quelli nella zona di Fantasyland, che attendono da tempo immemore di essere rimossi.
All'anno prossimo dobbiamo rinviare la rimozione dei sedimenti già dragati e stoccati qui in ambito portuale e nell'ambito di Fantasy World, però anche quello è un obiettivo e nell'accordo di programma, quell'intervento lo seguirà in prima persona l'autorità di sistema, cioè l'autorità portuale di Ancona, mentre questo c'è stato un accordo tra l'autorità portuale di Ancona e il Comune di Fano proprio perché poteva essere anticipato rispetto al progetto complessivo che andrà l'anno prossimo. Quindi nel giro di quest'anno e il prossimo, insomma, le situazioni pregresse, quelle di adesso, i casini, insomma, gli diamo una risposta. È chiaro che poi ci vuole una visione al futuro, perché nei quadri amministrativi è previsto che poi venga caratterizzata un'area fuori Fano e Pesaro, dove effettuare i sommergimenti dei sedimenti che si possono sommergere in mare in futuro. Però anche quella è una cosa che ci auguriamo che trovi l'impulso giusto in regione e possa davvero partire ed essere finanziata. E proprio su questo aspetto, la programmazione e la scadenza degli interventi, su questo aspetto abbiamo voluto sentire le associazioni di categoria che hanno accolto bene la notizia dell'avvio dei lavori, ma che propongono anche una soluzione proprio indirizzata in questi termini, in termini di programmazione e cadenza degli interventi. Sentiamo. Allora, pare che le pastoie burocratiche siano al centro di questa situazione che si è protratta fino all'inverosimile, possiamo dire. Fano ha subito un prezzo, ha pagato un prezzo forse il più elevato in assoluto. Ma Fano ha pagato un prezzo significativo perché forse tutti non sanno che alcune imbarcazioni da altri porti si volevano trasferire a Fano perché è al centro di alcune zone di pesca interessanti, ma questo non è stato possibile perché la struttura portuale, il bacino portuale non poteva accogliere altri pescherecci, non perché non ci sono gli spazi li vedete, è perché non c'è dragaggio, quindi sono spazi fasulli perché sotto non c'è fondale, quindi le barche non possono venire. Questo ha limitato fortemente l'attività di pesca della nostra realtà perché avremmo potuto avere ben altri numeri, nonostante che la flotta sia in calo, ma l'altra questione è anche che molte imbarcazioni della cantieristica sono state allestite da altre parti perché qui non potevano essere allestite e anche penso qualcosa possa aver patito anche il porto turistico. Quindi attorno al dragaggio si muove tutto un mondo che non è soltanto legato alla pesca ma innesca un volano economico importante. Ma sì, un volano importantissimo, adesso devono partire i lavori per i nuovi cantieri, già alcune aziende della cantieristica, il gruppo Azimut Benetti ed altri hanno detto se ci sono i fondali, ok, costruiamo, senza fondali è come costruire una casa senza porte, non possiamo uscire, non possiamo portare le nostre barche, quindi un po' è tutta l'economia che deve crescere assieme al dragaggio. Come si può uscire fuori da questa spirale, insomma, negativa? Sembra un cane che si morde la coda, no? Non ci sono gli operatori, se non c'è il dragaggio non viene fatto, la regione, insomma, è un circolo vizioso. Sì, noi l'abbiamo suggerito, l'abbiamo detto diverse volte, l'abbiamo scritto, va trovata una formula per un dragaggio che non sia spot una volta ogni 20 anni. Ma che sia un dragaggio costante e continuo, io non lo chiamerei neanche dragaggio, pulitura dei fondali. Abbiamo suggerito il sistema toscano con delle sorbone, ma tutto questo presuppone che la regione metta risorse per un dragaggio iniziale tramite una legge regionale. Se non c'è una legge regionale, se non ci sono fondi che permettono il dragaggio nei 6 porti a valenza regionale, togliamo Pesaro, togliamo San Benedetto e togliamo Ancona che sono porti nazionali, difficilmente riusciremo a fare questa operazione. Una volta fatto il dragaggio iniziale, poi io penso che per i prossimi 20 anni, 30 anni possiamo mantenere tramite il sorbone inalterate la profondità dei nostri bacini, dei nostri specchi d'acqua nei porti.
Bene, veniamo alla politica locale. Nei giorni scorsi, ieri, vi abbiamo fatto sentire, dopo il Consiglio Comunale, i mal di pancia del centrodestra sul tema scolastico e sul tema sanità. Bene, oggi sentiamo il parere di un altro gruppo di opposizione, il 5 Stelle, proprio sul tema sanità. Io penso che la memoria non mi inganni, ma sono gli stessi Ser Filippi del Vecchio e la Forza Italia che, capitanati da Guzzi fin dal 2010 circa, hanno avallato l'ipotesi di ospedale unico, e questi sono i risultati. Gli stessi che oggi in Consiglio Comunale non votano la mozione popolare contro l'ospedale unico proposta dal Movimento 5 Stelle e da altre forze politiche. Quindi diciamo, questa polemica è alquanto stucchevole. Oltretutto va bene ricordare che sempre con Aguzzi 22 sindaci avevano firmato un documento per fare l'ospedale unico a Monbaroccio. Quindi gli stessi del Vecchio e Ser Filippi ci avrebbero voluto, ci vogliono probabilmente tutti i monbaroccesi a questo punto. Senza nulla togliere chiaramente dal punto di vista negativo al centro-sinistra fanese, capitanato da Seri, anch'egli fin dal 2014, quando si è insediato, ha ribadito la volontà di operare per l'ospedale unico, quindi la chiusura di quello di Fano e di Pesaro. E quindi in questi giorni, anche in queste settimane, sentiamo un silenzio assordante anche da parte di Seri, che nelle sedi opportune non ha ribaltato assolutamente il tavolo puntando su altri obiettivi, ma anzi ha continuato ad avallare l'ospedale unico con una proposta politica che è quella di Chiaruccia, che è pari a zero. È come se avesse proposto l'ospedale unico sulla Luna, avrebbe avuto lo stesso risultato. Politicamente Fano è succube del PD pesarese e della provincia e della regione, e quindi chiaramente la proposta di Chiaruccia è stata scartata, come era ben prevedibile. A questo punto cosa fare? A questo punto rimane solo un'azione da fare per i cittadini, che è la partecipazione e il voto a livello nazionale e a livello locale. Per invertire questa tendenza ci sono già molti sindaci che il Movimento 5 Stelle appoggia, che hanno un'alternativa, che è quella appunto del policentrico, vale a dire riqualificare e riorganizzare le strutture esistenti per far sì che la sanità sia vicina ai cittadini e non in un unico polo lontano da tutti. Questa è l'alternativa che ormai i cittadini fanesi e italiani hanno a loro disposizione. E cambiamo decisamente argomento. Al Centro Pastorale Diocesano è iniziato il corso di formazione di diritto canonico. Promosso dalla diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, con il patrocinio della Pontificia Università Lateranense, è iniziato a Fano il corso in diritto canonico, che durerà fino a maggio del prossimo anno. Ad aprire la giornata di studi ieri l'avvocato canonista Anita Titomalio. Un ringraziamento particolare al vescovo Armando Trasarti, ha detto, per aver sposato fin da subito questa iniziativa, e al preside della Lateranense, Arroba Conde, per aver creduto nel progetto. È un corso che è strutturato in maniera tale che alla sua conclusione, con l'attestato che si rilascia, e per il fatto di essere nella pratica totalità svolto da professori dell'Università Lateranense, poi potrà essere usufruito con profitto negli studi ecclesiastici in diritto canonico, che solo le facoltà erette dalla Chiesa possono poi rilasciare, la licenza, il dottorato, eccetera. Tra i docenti che terranno il corso anche il fanese Don Giorgio Giovanelli. Il diritto, ha messo in evidenza Don Giorgio, come avremo modo di vedere durante tutto il corso, è dotato di una grande pastoralità. Abbiamo inserito nel piano di studi anche la teologia del diritto, che offre agli iscritti la possibilità di cogliere queste peculiarità. Per tutte le altre informazioni è attiva anche una pagina Facebook. Bene, siamo agli eventi. Il pasticcere notissimo fanese Andrea Urbani scorterà la settimana prossima gli appassionati di dolci a Recanati per un evento estremamente goloso. Sentiamo perché e per quale occasione. È il Gotha della pasticceria italiana. L'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, fondata nel 1993, racchiude in un'elite di 70 pasticceri l'eccellenza in termini di qualità e di materie prime di prima categoria. Entrarvici non è assolutamente facile, perché gli standard richiesti sono altissimi e rigorosissimi. Non a caso l'associazione vanta diversi titoli mondiali nelle competizioni di categoria e ogni anno ha decine e decine di richieste di adesione.
In questa creme della creme, è il caso di dire, c'è un fanese, è Andrea Urbani, titolare di Guerrino Pasticceria e Banqueting. Quindi l'Accademia cosa fa? Per far crescere ognuno di noi organizza seminari. Seminari sono un confronto tra tutti noi, tutti i 60 accademici, oggi siamo 69 per la precisione, che si incontrano, hanno un tema e devono comunque svolgerlo nei migliori dei modi. E cosa avviene in questo seminario? In questo seminario avviene innanzitutto è pubblico, quindi è invitato a tutti, quindi siete tutti pubblicamente invitati a questo seminario a vedere quello che noi prepariamo con la maestria. Lavoriamo zucchero, lavoriamo cioccolato, lavoriamo pastigliaggio per creare delle presentazioni artistiche che poi sono quelle che inneggiano i personaggi che abbiamo deciso di valorizzare in questo seminario, che sono i personaggi che rappresentano le marche, quindi Leopardi, Raffaello e Rossini. Ma come ogni associazione che si rispetti, annualmente ha il suo momento celebrativo e quest'anno il 23esimo simposio pubblico viene organizzato nelle Marche, a Recanati, dove uno spettacolo unico attende i visitatori. Opere di pasticceria alte più di un metro e un tripudio di creazioni di alta pasticceria. Chi vuole raggiungerci per vedere e degustare tutti i nostri prodotti, io ho messo a disposizione dei pullman che partiranno da Fano, basta chiamare al nostro numero, prenotarsi, è totalmente gratuito, il numero è 0721 86 49 10, si prenota, si dà il nome, l'opzione della presenza di uno o più persone, la partenza è prevista per martedì alle 14.30 presso il parcheggio del cimitero e si rientrerà intorno alle 19.30-20. Bene, se potete andateci. Abbiamo anche scoperto che il phon non serve solo per asciugare i capelli. Bene, rimaniamo sempre in ambito gastronomico e andiamo nella città dei bronzi dorati, dove il successo delle prime due domeniche è stato veramente grande e quindi Pergola è pronta per ospitare la giornata conclusiva, il 15 di ottobre, della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. La 22esima edizione celebra il matrimonio tra due straordinarie eccellenze delle Marche, il diamante della terra, come viene chiamato il tartufo, e l'oliva ascolana, grazie alla collaborazione tra le amministrazioni comunali di Pergola e Ascoli Piceno. La fiera che unisce le Marche, questo è l'obiettivo del sindaco Francesco Baldelli. Infatti insieme al tartufo e all'eccellenza ascolana ci sono anche i migliori vini marchigiani. Inoltre, per diffondere la cultura aeronautica e per avvicinare grandi e piccini alle attività di volo, l'amministrazione comunale di Pergola ha stretto una collaborazione con l'Aeroclub Fano e l'Aeronautica Militare e organizza Fly Pergola, una serie di eventi presso Piazza Leopardi, ribattezzata per l'occasione Piazza del Volo. Eccellenze delle Marche, ma non solo. Infatti, lungo il chilometro di mostra mercato, in vetrina spiccano i prodotti tipici di ben 10 regioni italiane. Apertura degli stand, quindi, espositori, Piazza del Tartufo, a partire dalle ore 10. E torniamo a casa nostra, qui vicino a noi, nella zona appunto industriale di Bellocchi. È stato aperto alla stampa il nuovo centro commerciale Fano Center, che ha visto come madrina d'eccezione Carla Gozzi, conduttrice del programma TV Ma come ti vesti sul canale The Real Time. Come vedete nella foto, il taglio del nastro assieme al sindaco Massimo Seri e alla madrina, nonché i responsabili della nuova struttura. Vi ricordiamo tra l'altro che nei prossimi giorni sarà visibile uno speciale video proprio su Fano TV sull'inaugurazione del Fano Center. E prima dei saluti vi ricordiamo che questa sera alle 22.15 Fano TV si collegherà in diretta con il Santuario Internazionale di Fatima per seguire la chiusura delle celebrazioni del centenario delle apparizioni con la veglia di preghiera, la benedizione delle candele, il Santo Rosario e la grande processione, nonché la Santa Messa. Bene. Questa era l'ultima notizia che vi davo per questa sera, grazie per essere stati in nostra compagnia. Occhio alla notizia, torna domani sera puntuale alle 20.30. Buona serata a tutti voi.